Un breve video di aggiornamento, la copertina va all'argento che raggiunge il target in area 28, un target dato dalla rottura di un'ampia fascia di accumulazione che era iniziata con un testa e spalle di scala più piccola, ne abbiamo parlato abbondantemente in video passati, primo target a 25,5, poi una seconda figura più ampia che qui possiamo vedere rappresentata da questo rettangolo, questo box con base 22, altezza 25,5, proiettata verso l'alto, ci portava ad area 28 che abbiamo raggiunto oggi. Diciamo questo è il secondo dei metalli preziosi a raggiungere il target del movimento precedente. L'oro l'aveva già sfiorato ieri, ritoccato oggi con una nuova candeletta tipo shooting. Io mi attenderei un consolidamento sia per l'oro che per l'argento su questi livelli, sempre da un punto di vista tecnico, considerando lo stato di eccesso. Per quello che riguarda palladio e platino, è proseguita la rincorsa, ne avevamo parlato giorni fa, erano dei metalli che stranamente erano rimasti indietro rispetto alla corsa dell'oro e dell'argento. Un leggero recupero negli ultimi 2 giorni, il palladio si è portato sulla resistenza della media 200, che sta venendo giù velocemente, l'avevamo tracciata nel corso delle analisi precedenti, chi segue se lo ricorderà, quindi obiettivo di 1080 raggiunto anche per il palladio. Break al rialzo, il platino aveva già iniziato ieri, oggi conferma vicinissimo all'altra resistenza del 29 dicembre in area 1000, abbiamo chiuso a 9,73, quindi anche per il platino, diciamo, partita forse la rincorsa agli altri metalli. Vedremo adesso il comportamento. Qui abbiamo ancora delle resistenze molto importanti da superare. Lo vediamo, ci sono le resistenze grafiche in area 1000. Sono molto importanti, però qualora dovessero essere superate, anche in questo caso, anche per il platino, abbiamo degli obiettivi tecnici interessanti. Un passo alla volta, intanto vediamo domani cosa accadrà con la pubblicazione dei dati sull'inflazione che nel corso dei mesi passati hanno sempre portato molta volatilità. L'S&P 500 sta per chiudere, mancano 3 minuti alla chiusura, una giornata nervosissima, come vedete da questa candela, questa specie di hammer, significa che abbiamo avuto l'escursione nel corso della giornata con un sell-off in fase di apertura che è durato ben un'ora e mezza ed è andata a rivedere i minimi del candelone nero di giovedì di cui abbiamo parlato nel video. Ecco, questo qui S&P 500 parte l'attacco ai supporti. Secondo me il test dei supporti deve ancora avvenire. Per supporti intendiamo appunto la base di quelle due candele gialle di cui abbiamo parlato più volte a cavallo della riunione del FOMC, quindi area 512, 5100, 5120 per quello che riguarda l'indice. Il valore di 512 si riferisce allo SPY, che è l'ETF che traccia l'andamento dell'indice S&P 500. Quindi fondamentalmente siamo rimasti come c'era da aspettarsi. Spesso nelle fasi precedenti l'uscita di dati importanti, il mercato si mette in trading range. Siamo rimasti all'interno del candelone di giovedì scorso. L'uscita da questo range ci darà la direzione per i prossimi giorni. L'Europa nella stessa situazione, ovviamente avendo chiuso alle 17:30, la candela finale risulta una candela nera. Stiamo guardando lo Stoxx 600. E questo conferma appunto quello che vi dicevo prima, che ci sono state forti vendite in apertura con volumi molto alti, quindi un sell-off iniziale un po' su tutti i mercati. Qui siamo andati nuovamente a chiudere questa linea rosa che vedete, corrisponde a quello che vi dicevo prima, cioè la prima fascia di supporto che è delimitata appunto dalla candela, dal gap che si era aperto il giorno dopo il FOMC. Quindi la rottura di 506 ci porterebbe molto probabilmente più in basso, prima 503, ma secondo me andremmo al test del gap del 22 febbraio, più in basso in area 4,90. Continuate a seguire perché da domani probabilmente avremo qualche informazione in più. E i rendimenti americani, il primo test di 4,40, anzi sarebbe il secondo perché ci aveva già provato qualche giorno fa a rompere 4,40, diciamo che anche il secondo tentativo è fallito,
E oggi candela nera, stiamo rientrando nella parte bassa del canale di regressione, quindi nell'area rosa. Quindi i rendimenti confermano una certa fatica a superare le resistenze. Lo abbiamo detto più volte: 4,40 sarà molto dura per il rendimento del decennale americano, così come 2,40, 2,50 di rendimento sarà molto difficile da superare per il decennale tedesco, che anch'esso oggi arretra pesantemente, meno 2,50, anche se anche qua fondamentalmente siamo sempre all'interno del range, dell'imbuto delimitato nella parte alta della media 200, la parte bassa dalla V-stop. Ecco, i mercati americani hanno appena chiuso, lo SPY chiude con più 0,11, andiamo a vedere, sì, la forma della candela è praticamente inalterata rispetto a quella che abbiamo commentato poco fa, il Nasdaq un pochino meglio, più 0,38, ma qualitativamente il discorso tecnico è identico, siamo all'interno del range della candela di giovedì. Va bene, io direi per stasera è tutto, era solo un breve aggiornamento, sicuramente domani avremo molte informazioni in più, abbiamo tanti dati in uscita, compresa anche un'asta importante dei titoli del Tesoro americano in serata, quindi registreremo magari anche domani un po' in tarda serata. Grazie a tutti per l'attenzione, per i like, per l'iscrizione al canale e appuntamento a domani.